E allora amici di YouTube, Maremma Impestata, che pisa da quando è tornato D'Angelo, è cambiata la musica e ora cambia tutto, perché cambia tutto? Perché ve lo spiego in questo video. Prima mi raccomando, like e iscrivetevi al canale se vi garba il calcio Maremma Cane, iscrivetevi al canale di Vulcano YouTuber Maremmano, perché se non iscrivete al canale si chiederà male fino a Natale. Detto questo, il Pisa vince 3-1, è quasi finita, con il brivido finale però, perché comunque poi la Ternana su quello sviluppo lì a fine primo tempo l'ha riaperta con il solito Partipilo, raga, che è veramente giocatore che io amo incondizionatamente e questo lo sapete. Però c'è da parlare del Pisa perché fa un grandissimo primo tempo, trova veramente tante soluzioni. Da quando sono entrati in forma Morutan e Tramoni è cambiata completamente la musica, ma è cambiata completamente la musica anche da quando comunque la difesa ha ritrovato le certezze che aveva, ragazzi, l'anno scorso. Va detto che comunque da quando proprio è ritornato D'Angelo in generale è cambiata la musica nello specifico, questo assolutamente è vero, però oggi ho visto veramente un bel Pisa, soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi se Barba faceva quel gol in mezzo rovesciato dove ha acchiappato raga la traversa, era veramente qualcosa di spettacolare, era qualcosa di spettacolare. Però insomma, poi la partita mi è garbato come ha giocato, mi è garbato il lavoro che hanno fatto a centrocampo, mi è garbato il lavoro sporco di comunque Torre Grossa, perché oggi ha fatto secondo me quello che doveva fare, di sponda ha combattuto, ha lavorato, ha fatto salire la squadra, il centrocampo ha accompagnato bene, ma anche la fase difensiva veramente bene Estevez, molto molto bene Barba e molto molto bene Beruatto, autore di un gol bellissimo che poi questi i colpi in canna questo giocatore ce l'ha. E quindi a me questo Pisa mi garba, mi fomenta, mi è piaciuto veramente tanto. Poi quella sbavatura difensiva, complice anche l'errore del portiere del Pisa, ora non mi ricordo il nome nello specifico, ragazzi, però diciamo lì l'ha riaperta la Ternana. Però insomma, tutto sommato è stato una vittoria a tre punti meritatissimi della squadra di Mister D'Angelo, che da quando è iniziata l'era 2.0 non ha ancora perso, meno due punti ad ora dai playoff, quindi molto 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 bene. Veramente il Pisa lavora con energie, con idee positive, e questo è fondamentale e nel proseguo della stagione. Batte comunque una squadra che sicuramente è in difficoltà, non segnava da tre partite, non vince dalla partita di Benevento, insomma un mese e mezzo circa che non vince la Ternana. Molto molto cresciuto il Pisa, una squadra che è stata costruita assolutamente quantomeno per entrare nei playoff, e finalmente si vedono i valori assoluti di questa squadra qui, che io inizio anno avevo soltanto dubitato per il discorso di essere allenata da Maran, non certo per il resto, per come era stata costruita, perché poi i nomi ci sono e come. E molto molto bene anche questo, diciamo, 4-3-2-1, no? Che mi piace come poi viene interpretato, sì. Ha trovato veramente tante condizioni, tante situazioni giuste ed utili, Maran. Ditemi la vostra, sono veramente contentissimo da toscano. Like, iscrivetevi al canale, come dico sempre, sciabola a tutti, grandissimo Pisa di là, a parte Partipilo, salvo poco niente.